Ciao, mi chiamo Luis. Ti giuro, no. Luis, Luis sale. Allora, se vuoi fare... Sale. Sì, no, sale, Luis sale. Se vuoi fare un video con me, contattami su Instagram. Simone Bianchi. Sei un idolo. Welcome to my room, guys. Oggi fa freddo, yeah. Ehi. E quindi sto col giacchetto peloso, yeah. Io sono Simone e questo è il mio canale, wow. Ok, che cosa aspetta, mi stava a cascare la telecamera. Ok, che cosa andremo a fare oggi? Andremo a rispondere alle domande che mi avete fatto su Instagram inerenti al film come un gatto in tangenziale. Quindi ora andremo a prendere il telefono e risponderemo. Ok, prima domanda. Matteo Tamone Real, te li avevano rasati per davvero i capelli? Aspetta, non arriva sangue al cervello. Comunque sì, me li hanno tagliati per davvero. Simo, nel film c'è qualche errore tuo che non hanno tolto? I migliori non fanno mai. E io non ho fatto mai un errore. Perché? Sono il mio. Ora vado a sistemare la TV che non funge. Simo, ma che film hai fatto? Come una cacca in tangenziale. Ma tu vai al bagno col giacchetto e ti abbassi i pantaloni. Come la faccio una cacca? Col giacchetto. Ma con i pantaloni abbassati. Simo, è stata una bella esperienza, la rifaresti? Ma te sei completamente scemo, scusa. Là in quella macchia nidificano le upupe. L'upupa? Ma vaffanculo, va. Oh, Simo, ma ti piacevi con quei capelli? La parte più brutta della mia vita. Avevo dei capelli orribili. E basta, perché c'è gente che dice mi devo fare rifare quei capelli, ma sono orribili. Ciao. Ehi, baby Simo, ma è vero che le due gemelle sono state arrestate veramente nella vita reale? Ah! Non è possibile. Non ci credo. Comunque stavo sognando gli unicorni che ballano su un tavolo di fiori. Siete le persone meschine. Insultate le mie zie. Loro sono le persone più brave del mondo. Mi hanno comprato un telefono a parametro zero. Ovo. Simo? Com'è essere il figlio di Paola Cortellesi? Adesso facciamo i seri. Allora, essere il figlio di Paola Cortellesi è stata la cosa più bella di tutte, perché è una persona stupenda, un'attrice bravissima e soprattutto è mia madre. E perché è di Bastoggi? Perché Bastoggi regna. Ma qual è la scena che ti piace di più del film? La scena più bella del film è quella dove, cioè, siamo tutti a tavola e ci sta mio padre e fa: e dopo il caffè c'è la mazza caffè. E dopo il caffè c'ho l'ammazza caffè. Simo, ma sei tu l'attore del film?